Altra giornata delle tall ship, siamo per la festa della marineria e siamo in casa della nautica della Marina Militare. Qui siamo sotto il ponte che è stato costruito da poco, che unisce il porticciolo Mirabello con la città. Vediamo questa bellissima costruzione che è una passerella sul mare e mette tutte le persone che ne transitano al cospetto della città e del golfo. Una città che questa notte ha passato veramente un brutto temporale, ma vediamo questo premio di questa mattina che si sta rialzando un filo di vento, sta spazzando via le nuvole, sperando e premiando così questa grande giornata della marineria. Questo è il ponte che unisce il molo, il porticciolo Mirabello con la terra, la città e con la passeggiata che è sulla passeggiata Morin. Questa è veramente una corona non indifferente che dà pregio alla città. Vediamo la sua interezza e di là siamo dentro al molo Mirabello e c'è il porticciolo. Vediamo molta animazione alla radice della Rever e tutti questi ragazzi che sono già pronti per entrare in acqua e sfidarsi. Buongiorno a tutti, sono qui con Rita di Panama. Sentiamo lo speaker. Preparazioni per questa manifestazione, per questa gara inserita nello spettacolo della festa della marineria. Grande bagarre, ci sarà veramente una bella disfida. La mattinata si deve aprire con questa gara con le barche d'appaglio, dovrebbero essere 4 imbarcazioni. Ed eccoci con Pino Cocco, siamo qui al Molo Rever, siamo in attesa che questa manifestazione con questi ragazzi prenda il via. È una mattinata intensa di sport. Due informazioni, Cocco. Sì, allora, tanto buongiorno a tutti. Oggi siamo qua per il terzo trofeo Golfo dei Poeti, prima Coppa Bersezio, Silvia Bersezio. Abbiamo voluto fortemente farlo all'interno della festa della marineria e vogliamo ringraziare veramente l'autorità portuale, il Comune della Spezia e la Marina Militare che ha creduto in noi e ha voluto che anche i nostri atleti speciali potessero gareggiare sulle imbarcazioni tipo paglio. Sono 10 società, abbiamo la Canottieri Firenze, abbiamo la Canottieri Tevereremo, Sportlandia Livorno, Nessuno Escluso di Sarzana, la Missione Sportiva di Sarzana, Polisportiva Spezzina, Progetto Accanto che è un progetto scolastico e anche Sala Spezia. E poi inoltre domani arriverà San Mignato, Canottieri San Mignato. Quindi faremo delle gare su batterie, due corsie, una gara di 180 metri con un giro di boa. Beh, una cosa interessante perché vedo le imbarcazioni tipo paglio del Golfo che sono usate con questi ragazzi, con i disabili, ma niente di più, due sono invece i normodotati che danno molto conforto e tengono i ragazzi in linea sul piatto della bilancia per gare. Questi sono i presupposti di una giornata veramente sportiva, integrazione, e il paglio del Golfo veramente alla grande presente invece che le altre imbarcazioni.
Sì, esatto, infatti colgo l'occasione per ringraziare soprattutto le quattro società che ci hanno voluto mettere a disposizione le imbarcazioni e il comitato delle borgate che ha dato la possibilità di poter scendere in mare. E quindi le quattro imbarcazioni sono le imbarcazioni dell'Erici, del Cadimare, del CRD di La Spezia e di Porto Venere, perché abbiamo voluto rappresentare i tre comuni del Golfo più Cadimare, che è la società oltre alla più titolata, ma soprattutto è da 3 anni che noi con loro collaboriamo con i ragazzi diversamente abili. Una cosa importante, tall ship anche per voi, una marineria, però un bel trampolino di lancio anche per questo settore. Sì, infatti guarda, è stato importante essere qua, poter dimostrare qual è l'abilità anche dei nostri atleti in una manifestazione così importante, direi quasi unica al mondo. Pino Cocco, queste sono soddisfazioni che sono veramente grandi, perché lavorare per il sociale, lavorare per questi ragazzi è un onore veramente altissimo e oggi se ne vede veramente un grande pregio, e specialmente in questa giornata che è di, diciamo così, a livello mondiale come notorietà. Sì, infatti Armando, voglio dire che oltre al fatto, questo è il momento clou di questa bellissima esperienza, però soprattutto la cosa bella ed esaltante è il fatto che questi ragazzi durante l'anno si allenano, partecipano con i loro partner, vivono i momenti insieme ai loro ragazzi che sono sempre insieme a loro, si fanno delle uscite, si fanno delle mangiate, si va fuori a fare le gare. Noi giriamo tutta Italia con i nostri ragazzi, perché andiamo a Roma, andiamo a Torino, andiamo a Venezia, siamo in giro per il mondo con i nostri atleti speciali. Bene, allora fiato ai remi e forza e coraggio, andiamo, vediamo con la prima gara in questo momento dovrebbe prendere il via, vediamo le imbarcazioni in questo momento devono prendere posizione e poi si daranno battaglia, 160 metri per un giro di boa. Via in questo momento, le imbarcazioni andranno per il primo giro di boa. Vediamo il CRDD in questo momento. Questa è la prima batteria, la barca blu è quella del CRDD, la missione sportiva, a bordo ci sono Laura Castaglia, Jacopo Lambrucina, Filippo Ambroni. Vediamo i ragazzi che cercano di vogare come meglio possono, due normodotati e due sono i ragazzi disabili, ma si stanno veramente dando da fare per fare questi 160 metri di andata e di ritorno. Comunque sta girando alla bandierina il CRDD in questo momento, non ancora girato il Cadimare, che sta arrivando in boa in questa prima batteria. Vediamo che gira anche il Cadimare e vediamo invece i ragazzi del CRDD che stanno avendo la meglio e si stanno portando sulla via del traguardo. In questo momento stanno arrivando sul filo dell'arrivo. Cioè, la missione sportiva è la prima a tagliare il traguardo di questa mattina e a vincere così la prima batteria. Vince la batteria il CRDD e gli altri ragazzi stanno ancora cercando di arrivare. Ed ecco che i canottieri che sono sulla barca del Cadimare stanno portandosi il traguardo. Queste imbarcazioni sono molto più semplici da usare, malgrado tutto, e hanno la possibilità di essere usate da questi ragazzi. Buongiorno a tutti, grazie Serena di questa presentazione.
ringrazio per l'organizzazione di questa gara, che è una gara molto importante e che mi ha aiutato a commentare assieme a Selenio, che è in pratica delle imbarcazioni del Palio del Golfo che vengono utilizzate questa mattina per far gareggiare questi ragazzi di special. Oggi del progetto Accanto, Nicola Marchini sul carico Zim, Paita Mattia e Linda Ledio, timonati da Patrizio Marzocchi. Nessuno escluso è a bordo dell'imbarcazione tipo Palio del CRDD, mentre il progetto Accanto è a bordo dell'imbarcazione del Lerici. Progetto scolastico. Ed ecco il via. La seconda batteria, nessuno escluso contro il progetto scolastico Accanto. Sono 70 metri circa a poter percorrere. Stanno andando per il giro della bandierina. L'equipaggio nessuno escluso. Allora Selenio, come stai vedendo questa gara? Nessuno escluso gira in questo momento. In boa a questo momento. Un distacco notevole. L'equipaggio nessuno escluso del WIF. Infatti siamo al serrate finale. Aldo Bertella, Pino Cocco, Alessio Ferrari, Sandro Moloni al timone, Alice Bertellotti in addirittura di arrivo a pochissimi metri e tagliano il traguardo, mentre ancora in gara l'equipaggio del progetto scolastico Accanto e Selenio. Uno sprint finale di nessuno escluso, davvero bellissimo, e la seconda volta che vince la stessa banda, quella blu, e arrivano anche i ragazzi del progetto Accanto, davvero bravissimi per essere la prima volta soprattutto che votano su un'imbarcazione di questo genere. Si è conclusa quindi anche la seconda batteria, vi ricordo domani ci saranno le finali. Vediamo i ragazzi che si stanno preparando, si riscaldano, la banchina revere animata di questi ragazzi. Valentino, che è sempre presente. Ringrazio. Come queste, lui non ci fa mai mancare la sua presenza e riempie, diciamo così, per dire il web di questi importanti eventi con i suoi preziosi filmati e i suoi preziosi racconti. Come dicevo, questi ragazzi si stanno preparando, cercano di dare il meglio di se stessi e poi nella gara mettono proprio la loro performance, formata dalla loro voglia di essere attivi e vivi in questa gara. Li vediamo in queste barche tipo Palio del Golfo, non sono barche facili, però sono molto meglio delle Costa Roving perché le accettano in maniera diversa e i due normodotati gli danno conforto. Qui abbiamo per esempio la calzetta a bordo che dà manforto ai due ragazzi. Ricco che impartisce ordini e organizzazione per quanto riguarda l'imbarco dei ragazzi. Vediamo, eccoli qua, pronti. Vediamo la calzetta, la Claudia che è una grande vogatrice, una vincitrice di Pagli del Golfo, che è insieme a questi ragazzi, insieme a un'altra ragazza che gli dà manforte. E questo è veramente un bel connubio. Lo sport che si integra, che vive insieme ai ragazzi che non fanno tempi, fanno veramente sport, sul vero senso della parola. Questo
Ed ecco la terza batteria che in questo momento si muove per andare al giro di boa. Sono partiti. Recupera l'equipaggio di corno. Vediamo molta tensione, molto impegno per arrivare al giro di boa. Vediamo chi girerà per primo. Mi sembra che Livorno sia andato un po' fuori della bandierina, un po' troppo distante, ora si sta riprendendo, ha già girato la barca del CRDD con l'equipaggio della Calzetta, e Sportlandia Livorno è rimasta e taglia il traguardo l'imbarcazione di Spezia contro Marta Martina Schittini e Michele Fenti, ora Alice Bartolotti. In arrivo anche Sportlandia. Sportlandia Livorno arriva al secondo posto, insomma c'è stata una bella bagarre in partenza e poi si è Sportlandia Livorno, applauso per tutti. In questo momento hanno dato il via. Simone purtroppo ha perso il remo. Di routine, diciamo. La canottiera di Livorno proprio per il problema di Simone, che un vero senso di sportività, chissà se nelle vere competizioni fosse accaduto. Quello no, assolutamente non c'è. Partito, Non c'è proprio la speranza che sarebbe successo anche in un'altra. Abbiamo visto Simone che purtroppo è rimasto attaccato al remo, è sceso. Bravo cantante Simone. Simone ci riprova, è passato al timone, non ce la faceva a spalare il remo e la cosa penso che si possa accettare. Ringraziamo anche gli altri ragazzi che sportivamente hanno e ripeteranno la gara, hanno sospeso la gara così potendo dare la possibilità all'altra imbarcazione di ripartire. E si riparte per la nuova gara. In questo momento c'è la gara in atto. Spezia contro Canottieri Firenze. Questa è l'ultima di sfida della giornata, domani ci sarà l'altra. Ora entrano al giro di boa, vediamo chi arriverà prima. I spezzini stanno già girando. Giro di boa per Firenze. Equipaggio di La Spezia ha già preso il via. Firenze in questo momento si
Simone è al timone. E ora entra in linea e taglia al traguardo l'equipaggio Spezzino. Grande gara, molto fair play, molto interessante ragazzi, e ancora una volta il Palio del Golfo in questa giornata con questa bellissima performance ha dato un segno molto importante, la Special Olympic che ha così concluso questa prima giornata, questa prima batteria. Questa prima giornata di gare, non prima batteria, che ha visto a competizione 4 sfide, e domani ci sarà sicuramente il tempo lucido. Leggiamo i tempi dei ragazzi. Manca ancora una sfida. E parte così l'ultima batteria. Ultima batteria. Forza ragazzi, gara Sportlandia 2 lato terra, mentre l'equipaggio misto lato mare. Allora sono due equipaggi messi insieme dall'ultimo punto. È già sotto boa ed ecco l'equipaggio che arriva a girare la boa. La boa è sempre un handicap ed eccoli al punto ha vinto l'equipaggio misto che è arrivato in questo momento, ma noi siamo vicini a Sportlandia. Sportlandia 2 che sta entrando in questo momento. Ultimi metri per Laura Castagna, Mauro Martelli, Giuliana Bertoli e Danna Freschi al timone Mario. Forza ragazzi, ed ecco un applauso anche per loro che hanno terminato così le 5 batterie e ora è terminato così la prima selezione di queste imbarcazioni. Vediamo lo speaker di Livorno, che è proprio uno speaker ufficiale. Marinara di Berici, l'Unione Sportiva Porto. E abbiamo visto l'handicap di Simone, che purtroppo il remo lo ha penalizzato buttandolo giù, ma ringraziamo Cocco per quello che... E Pino Cocco ha avuto il suo da fare questa mattina
e c'è stato veramente queste selezioni interessanti, bellissime, anche l'handicap di Simone, insomma, Simone... i nostri remi sono tremendi, insomma, quando ti agganciano ti buttano giù, e effettivamente non è stato pronto, ma perché non conosceva bene l'articolo.